Giovanni Ciacci conquista tutti con la sua ironia. Ecco perché, intervistato tra le pagine del settimanale Chi, si racconta a tutto tondo ed appassiona gli estimatori ancora una volta. 20 anni fa costumista delle Dive, ma oggi, quando cammina per strada lo riconoscono tutti. Il merito è di programmi come Detto Fatto e Ballando con le Stelle, che hanno avuto anche la capacità di regalargli la massima popolarità che un personaggio pubblico potrebbe mai desiderare. Lui si definisce un uomo imbarazzantemente felice e senza paura di ammetterlo. Vivo un sogno tutti i giorni e faccio un lavoro straordinario. Non che prima non lo facessi, ma sono felice perché sto continuando a vivere un desiderio che è partito tanti anni fa e non è mai finito. Nonostante sembri sempre sicuro, confida di avere paura ad entrare nelle case degli italiani, io ho terrore perché sono molto timido. Nascondo la timidezza con gli abiti colorati, le frasi a effetto, le urla. Ma tutte le persone con cui ho lavorato mi hanno insegnato che nelle case bisogna entrare con garbo e buona educazione. Giovanni Ciacci e il desiderio di avere un figlio. Giovanni Ciacci confida di dormire solo 4 ore a notte per fare tutto: scrivo libri, firmo articoli, faccio TV, ballo, lavoro anche il fine settimana nei centri commerciali. A maggio ricomincerò con la radio. Presto lo rivedremo anche a Ballando con le Stelle, anche se non sa in che ruolo, non lo so, afferma, ma poi precisa, di certo non starò zitto e buono, racconta tra le pagine di Novella 2000. Dopo avergli fatto notare che sarebbe perfetto per Pechino Express in coppia con Valeria Marini, lui risponde: mai dire mai. Dopo 25 anni saprei come comportarmi. Lei è la nostra ultima diva. Dopo di lei nessuna. Belena è bravissima, simpaticissima, meravigliosa, ma non ha il suo allure. Valeria è Marilyn Monroe allo stato puro. E quando cala la sera, Ciacci si infila il pigiama e sogna di trovarsi a casa con un figlio da accudire, ho voglia di fare il padre. Di prendermi cura di qualcuno, banalmente di leggergli le favole, di insegnargli la differenza tra bene e male. Di donare amore assoluto senza se e senza ma. Abbandonerei tutto per questo mio sogno. Ho avuto più di quello che avrei potuto immaginare o desiderare di avere. Mai mi sarei aspettato di arrivare fino a qui. Non ho avuto un padre, ma so che saprei esserlo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.